E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato i colori, coloro io e colora tu. Scappa dalla realtà e vola verso la felicità. Buongiorno, 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 faccia da buongiorno, proprio faccia da sonno e faccia da sonno. Fuori è un c'ho la luce accesa, ma vi giuro che non è mattino perché è domenica. Domenica 11 novembre, quindi San Martino, la festa dei cornuti. E questi sono codini, non pensate male. Festa del San Martino, festa dei cornuti e diluvia, ma che strano. Non vi so dire se c'è allerta, ma sinceramente ormai non ci guardo neanche più perché tanto sicuramente tirando la monetina o tasto croce allerta c'è, ma non lo so. Comunque diluvia, costantemente, ma diluvia. E noi ci siamo svegliati con forza e fatica, e vi giuro e sottolineo con forza e fatica, all'una passata. Il cane ha brontolato qualcosa verso le 11. Non so se ha sentito qualche rumore, qualcuno che magari è uscito di sotto, qualcuno, perché comunque le 11 del mattino, nel senso qualcuno si muove nel paese. Non ho capito bene, insomma, io ho ascoltato un attimo, ha smesso subito e io ho tirato fino all'una. Marco non ha neanche sentito il cane che brontolava in tutto questo. E col suo savoir-faire, quando gli ho detto sarà il caso, ma con fatica glielo ho detto sarà il caso che andiamo giù, Marco col suo savoir-faire ha detto ma è presto, saranno le 10, è domenica, gli ho detto è l'una passata. Quindi questo è. Però sì, mi dirai tu e mi direte voi, cosa fai tanto con questo diluvio? Sì, è vero. In più ieri appunto era il mio compleanno, quindi siamo tornati magari un po' più tardi da Firenze. Però noi di solito abbiamo sempre dormito tanto, cioè nel senso se non abbiamo impegni eccetera, quindi sto parlando della domenica, abbiamo sempre dormito tanto. Ci siamo un attimino un po' più dati una svegliata, tra virgolette, per via del cane. Però il cane, cioè per fortuna Rocco, si è adattato benissimo a noi, nel senso che comunque lui, se non sta male, se non ha qualche problema, lui dorme bello beato, mangia più tardi, non ha assolutamente problemi. Però è anche vero che se, cioè, nel senso, se io mi impuro del naso, pugno baci, cioè nel senso che se io mi sveglio, cioè se sento anch'io qualche rumore, eccetera, mi sveglio, allora dico non sto lì a ciondolare, scendo, no? Da lui, anche perché poi se mi sente alla fine, proprio questi 2 giorni, proprio, cioè proprio ci ho dato dentro. Ma adesso, questi discorsi, no? Per dirvi che sono qua nella cabina armadio e che la Leo si è svegliata adesso, sta facendo colazione. E quindi, nel senso, però, per dirvi che ho la luce accesa, ma non sto registrando un video di notte, ma bensì lo sto registrando, sarà alle 2 di pomeriggio, nel senso, ora minuto più, minuto meno. Ma vabbè. E quindi niente, sì, oggi ho 40 anni e un giorno. Ebbene sì, e niente, 40 anni un giorno, ma non fa niente perché io ho sempre i codini in testa, le nuvolette come pigiama, sul pigiama, insomma, non è cambiato assolutamente niente. Quindi in realtà questi 40 anni più uno, cioè più uno, non 41, ma 40 anni più un giorno, a me proprio mi lasciano il tempo che trovano. Quindi ieri, appunto, per il mio compleanno, non
nel senso, poi vedrete magari il video, siamo andati appunto a Firenze e quando appunto vedrete, spero, questo video, ve lo dico sempre, dovreste aver già visto appunto quello di ieri, del mio compleanno, e appunto era brutto qua da noi. E quindi abbiamo seguito, tra virgolette, avevo proprio bisogno di sole, abbiamo seguito dove era il sole, il meteo lo dava a Firenze, quindi noi siamo andati a Firenze solo perché c'era il sole e effettivamente abbiamo beccato sole. Quindi siamo andati là, abbiamo fatto un giro, però ovviamente poi, cioè nel senso, cosa fai se non fai shopping? Quindi Marco sa anche che io detesto il giorno delle ricorrenze, e quindi mi ha detto vai pure a fare shopping, e io ho scelto Primark, quindi sono qua con le bustone, tre mega sacchi di Primark, e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso da Primark. In realtà avevamo un conto in sospeso con Primark, nel senso che quando ci siamo andati a Milano avevo chiesto a Marco, gli avevo detto guarda che hai bisogno di un pigiama, e lui aveva detto no, non ci voglio, ho detto guarda che allora poi dobbiamo tornare da Primark, e infatti poi allora siamo tornati, non è che ne ha presi tantissimi, però insomma due l'ha presi, e tra l'altro li ha presi da donna, ma perché Marco non ha dei problemi coi pigiami, nel senso che, cioè voglio dire, ha dei problemi coi pigiami perché lui li vorrebbe, cioè lui non vuole pigiami da uomo, cioè lui, ma non che lo voglia da donna, ma lui li vuole coccolosi, tipo come i miei, no? Cioè infatti io qualcuno glielo passo a volte. È il discorso che non li fanno da uomo così. Poi le tutone noi ne abbiamo avuto, però effettivamente ora dopo un po' hanno anche un po' stufato queste tutone, e secondariamente cioè non è che puoi avere tutte tutone. In certi casi non sono neanche tantissimo comode, ma lasciando perdere quello, nel senso, sì, più che altro alcune si rompono anche, nel senso, allora, quelle coi bottoni non le voglio più, a meno che proprio non abbiano una forma che dico no, devo averla, perché prendiamo freddo noi dei bottoni, però con le cerniere sì. Con le cerniere va bene, però dopo un po', cioè nel senso, si rovinano anche un attimino di più di un pigiama normale. Non lo so, ci hanno un po' stufato ste tutone, ma mi ci metto dentro anch'io. Comunque, cioè nel senso, se vedessi una tutona proprio che mi fa impazzire, ma lì da Primark le ho già viste sia questa volta che la volta scorsa a Milano, e onestamente mi sembravano un po' una cosa già vissuta, cioè nel senso che ho già avuto, cioè l'unicorno ce l'ho già avuto, non quello lì di Primark, ma quello celeste, insomma, che l'avevo preso su internet, però l'ho già avuto. Ho già avuto il panda, ho già avuto l'orsetto giallo, non mi viene il nome adesso in questo momento, quello giapponese, Rilakkuma, ho avuto il maialino, ho avuto Totoro, cioè li ho avuti tutti, cioè nel senso, adesso sinceramente il coniglio, cioè veramente a starvi ad elencare, cioè non c'era anche un animale, una forma di questa tuta che mi ha fatto impazzire da dire riprendo una tutona, forse è per quello, facessero una forma, un qualcosa, che dico, c'era il fenicottero, ecco, che non ho avuto lì, però non mi faceva impazzire sto fenicottero, cioè nel senso, no, e quindi ho lasciato stare le tutone. Però lui, in mezzo a Primark, che ha di nuovo trovato, lì non ce l'avevamo mai stati da Primark, al centro commerciale Gigli sì, ma da Primark mi sembra di no, perché di solito andiamo a Milano, ma ha trovato il divanetto anche lì, quindi riuscirlo a schiodare, e io gli dicevo in mezzo a Primark, è il mio compleanno, almeno il giorno del mio compleanno, seguimi, niente da fare, ha trovato il divanetto, in più aveva l'appoggio di Rocco, cioè che cercava il divanetto anche lui, e quindi insomma questa è la commedia. Allora, però a stargli a spiegare che i pigiami come vuole lui, cioè gli uomini manco per l'anima, in più, cioè, cioè macello, perché poi c'è, cioè, nel senso, alcune volte lì da Primark non ce l'ho neanche voglia io, nel senso che io il più delle volte esco dalla disperazione, perché poi, cioè, mi stufo, cioè dopo un po', no? Perché è veramente, è snerviante.
Però, cioè, nel senso, lui non ti dà nessuna mano, ma comunque adesso, riassumendo, vi faccio vedere. So, i pigiami, lui è stato un martirio. E, siamo andati anche nel reparto uomo, non ne ho trovato, ma poi appunto come li vuole lui, perché lui vi spiego come li vuole. Lui li vorrebbe pesanti, ma perché il discorso del pesante, noi ovviamente, perché alcune volte sento anche le persone, eccetera, cioè nel senso, ovviamente le case adesso sono molto riscaldate. E quindi, nel senso, non, tra virgolette, non ci sarebbe bisogno di questi pigiami qua. È vero, ma noi non dormiamo con questi pigiami. Cioè, io sono pigiami, li chiamo pigiami, ovviamente. Però, io con questi pigiami, questo è un po' più sottile perché non è freddo ora in questo momento. Comunque, con i pigiamoni così di pile pesante, tutti coccolosi e morbidosi, noi non ci dormiamo. Cioè, nel senso, noi ce lo togliamo e dormiamo sotto con la t-shirt, vedete, in questo caso di mio mini pony. Cioè, noi dormiamo solo con la maglietta e poi ci tiriamo su il piumone. Questo lo togliamo. Però io amo questi pigiamoni qua perché io li uso anche come tutona da casa. Cioè, quindi, nel senso, noi ce lo cambiamo tutti i giorni e praticamente lo usiamo come tutona da casa. Quindi, cioè, nel senso, è per quello che lo voglio bello caldo. Cioè, poi se ho caldo, ovviamente me lo tolgo. Cioè, nel senso, però io voglio avercelo per non mettermi mille strati. Mi sono resa conto che mi viene bene così, ma non vado a dormire con col tutone, con il pigiamone pesante, quello volevo dire, ecco. Vi dicevo appunto, quindi lui lo vuole, cioè nel senso come siamo abituati noi, come ci piace a noi, bello coccoloso, bello pesante, però lo vuole fatta a casacca con la cerniera. Se c'è un po' di colletto è la sua benedizione, col cappuccio in ogni caso, e poi vuole i pantaloni, cioè nel senso è una maglietta sotto, qualcosa sotto, però la maglietta sotto noi ci mettiamo una classica t-shirt. Quindi capite bene che è un macello trovarlo, perché queste cose qua adesso si trovano da donnina, da bambina, però nel senso da uomo non si trovano queste cose qua, cioè ci vuole trovarle per le donne, infatti più delle volte io vado a cercarlo da bambina, queste cose qua, perché comunque le donnine vanno a letto con 2 gocce di Chanel e la sottoveste, cioè, cioè, io, cioè avete capito, cioè, nel senso, e l'uomo va a letto con i boxer, se trovi un pigiama di nonnino, però al limite sono quelli di cotone, cioè nel senso non trovi di certo cappuccio, cappello, pai, morbidino, quindi io gliel'ho dovuto prendere da donna, lui ha consentito malamente perché ovviamente cioè, gli ho detto cioè, a questo punto non scegliere il cuoricino e il fiorellino, scegli un'altra cosa, però nel senso gli ho dovuto scegliere, tra l'altro ha scelto anche il pigiama più caro di tutto Primark, che io cioè, gli ho detto ma allora, però non c'avevamo altra scelta. Partiamo dal pigiama quindi, tanto per... Allora, era uno combinato, ovviamente nel senso l'abbiamo scelto blu scuro, ma effettivamente era anche il più bello, cioè nel senso come tra quelli di questa gamma qua. E quindi, allora ovviamente abbiamo scelto cioè la taglia grande L, che poi molte volte la prendo anch'io. Quindi, dai, è tutto attaccato, aspettate. Tac. Allora, la felpona, quindi la casacca così in pile morbido, blu scuro, ma un bel blu, eh. Dentro è tutto, il cappuccio è così un po' invernale, un po' anche un po' natalizio, comunque insomma prettamente invernale. E dentro è tutto peluscioso, quindi anche al tatto veramente è molto bello. Quindi questo. Poi sotto c'era combinato al prezzo di 20 euro, per quello che ho detto che è un po' più caro, perché per Primark è già una cifra alta. Quindi sotto c'era la maglietta, che ovviamente questa maglietta qua magari non se la metterà, però è una semplice maglietta di cotone con un fiocchetto lì a maniche lunghe, ma questa gli ho detto che me la metterò io. Quindi c'era abbinata questa maglietta qua e poi c'erano i pantaloni. C'erano i pantaloni così che riprendono il cappuccio. Effettivamente, a parte la magliettina, quella lì bianca, se uno non dice che è da donna, non se ne accorgono. Sì, c'ha il pompon lì attaccato, però effettivamente. Poi il secondo pigiama, adesso in questo momento non so dov'è, adesso poi lo prendiamo. Andiamo avanti così a random. Allora, io ho trovato un Rocco gigante. Allora, il difetto di questo coso è che non ha il cappuccio, però io ho trovato un Rocco gigante fatto a pellicciotto e me lo sono preso.
Ok, quindi questo è un pellicciotto semplice, basico. In realtà non so neanche se ha i bottoni. Sì, un bottone ce l'ha. Sapete che è il dramma dei bottoni. Comunque, c'ha due bottoncini automatico e è un Rocco gigante e io non potevo non prenderlo. Questo l'ho pagato un po' di più sempre rispetto, cioè nel senso a Primark, però nel senso costa 35 euro, ma quando ho visto Rocco gigante, in più era il mio compleanno, non potevo assolutamente lasciarlo lì. Andiamo avanti con i sacconi. Allora, ho preso, c'era anche qualcosa già di Natale per quanto riguarda l'abbigliamento. E quindi, no, guardo ogni tanto questi capelli dove vanno. E quindi, ah, tra l'altro, fatemi sapere, ma è inutile che vi faccio la domanda, perché come minimo quando avete visto il video io l'ho già fatto e quindi volevo dirvi di scrivermi nei commenti cosa ne pensate, cioè chiedo un consiglio, se secondo voi, però io quando ve lo faccio questa domanda che voi l'avrete... Cioè, io ho preso in mente qualcosa. Volevo comunque, insomma, schiarire. Sì, schiarire, no? Volevo scurire un po' questo biondo sulle punte. Ancora un po'. Vabbè. C'era la roba di Natale, quindi io ho preso le pantofole di Natale da Elfo. Ho preso le pantofole di Natale da Elfo. Guardate come sono belle. Insomma, le pantofolone di Natale da Elfo. Qua escono grucce. Poi questa maglietta qua, che è da uomo, ma Marco non l'ha voluta e io me la sono presa per me. E è la felpina leggera, però con qualcosa sotto, insomma, di questo verde con gli omini biscottini, quindi gingerbread. E a me mi sono sembrati veramente carinissimi, con qualche alternanza di pallina di Natale, e sono veramente carini. Tra l'altro, non so se ci fate caso, ma i gingerbread sono morsicati, li vedete? Alcuni che sono morsicati sono bellissimi. È una felpina molto leggera, cioè nel senso una felpina leggera, è felpina, però è leggera, non è di quelle pesanti, però mi è piaciuta e quindi non potevo non prenderla. Poi ci sono tante cose fluo, non da Primark, ma in generale in giro, nel senso. E allora ho deciso di prendere questa qua, perché è sottile anche questa, però ha un bel collo alto, è un questo colore verde fluo. L'ho cercata gialla, non l'ho trovata, e allora vabbè, l'ho preso verde, però mi è sembrata carina e simpatica. E quindi l'ho presa 8 euro. Invece questa qua dei gingerbread 14. Poi ho preso sempre nel reparto natalizio, però mi sembra da uomo sempre. Ho preso dei calzettoni di Grinch. Ecco qua, e questo qua, perché in realtà io sono molto festiva, molto per tutte le cose, eccetera. Prima ve l'ho già detto, invece durante proprio il giorno sono Grinch io, e quindi un po' di Grinch è in me, ho dovuto prenderlo. Sì, allora in questo periodo amo comprare qualcosa di rosso. Allora, ovviamente, allora io il rosso non lo amo particolarmente, ma a me piace molto sfoderare il rosso prima di Natale, quindi da adesso in poi amo avere qualche cosa di rosso nel mio armadio, indossarlo, eccetera. Però diciamo che non è il mio colore per eccellenza il rosso, cioè nel senso non tipo il rossetto rosso, sì, se devo mettere un rossetto è rosso, se devo mettere uno smalto... è rosso per eccellenza, poi mi piacciono azzurrini, quelle cose lì per gli smalti, vabbè, perché adoro l'azzurro, però diciamo che per eccellenza il mio smalto preferito, il colore è rosso e il rossetto è rosso. Però dico, per quanto riguarda l'abbigliamento, cioè nel senso, se devo prendere un maglione rosso lo prendo in questo periodo, in previsione dell'anticipazione del Natale. Se devo prendere un cappotto rosso lo prendo in questo periodo, cioè avete capito? Cioè nel senso, insomma, quindi ho preso questo maglione rosso grande con il collo alto, un po' diciamo, un po' vecchio stile, nel senso un po' da nonna, con queste
queste trecce, questi cose del maglione un po' retro, un po' retro. Poi ho preso allora questo cappotto. Allora, in realtà è anni che cerco un cappotto rosso, appunto. Non l'ho trovato, ma è sempre anni che cerco un cappotto verde, sempre appunto perché questo verde qua a me piace, è il verde che mi piace a me in realtà, però il verde, anche di nuovo, anche lì non è, è un po' come il rosso, preferisco in questo periodo qua del Natale, cioè per me il Natale è bianco, rosso e verde, veramente sarebbe Italia, no, per me è Natale. Quindi ho preso questo cappotto, ma giusto perché non volevo spenderci tanto e quindi ho detto prendiamo un cappotto da Primark, nel senso, anche perché i cappotti non è una cosa che poi per me sono tanto pratici, perché se devo andare da qualche parte, se devo, cioè preferisco avere un piumino, un altro tipo di giubbotto. Proprio più pratico il cappotto, essendo proprio un po' bon ton, un po' non è tanto pratico per la mia persona, forse non lo so neanche portare. Ho dei cappotti lì da anni che tengo lì, nel senso sempre da poco, del mercato, eccetera, però non li uso quasi mai, nel senso, anche perché se non piove, appunto, e devo usare un capo, appunto, non impermeabile come il piumino, magari preferisco usare un pellicciotto e mi piace di più. Però, insomma, fa sempre bene avere un coso nell'armadio, non ci volevo spendere tanto, ho deciso di comprarlo da Primark. Infatti anche Marco è rimasto scettico perché quando era seduto sul divano che gli ho portato questo, ci fa: ma dove vai con quella cosa classica te? Sì, effettivamente sì, però magari con sotto una felpa, una sneakers, insomma io lo rendo un po', uno zainetto lo rendo un po' più mio. Insomma, comunque questo cappotto semplicissimo, dritto, molto lungo, di questo color verde, che secondo me abbinato a qualcosa di rosso, secondo me fa subito Natale e quindi ho deciso di prenderlo. È molto semplice, non ha extra colli che a me magari piacerebbero, però l'ho voluto prendere. Innanzitutto l'ho preso come l'ho trovato perché è di sto colore e l'ho voluto proprio prendere basico, liscio. C'era anche lì da Primark, per chi ci fosse andato o per chi ci andrà, un bel colore che forse in realtà per me piaceva molto di più. Questo stesso cappotto c'era blu elettrico, che quello era proprio mio, però io lo volevo da anni verde. Adesso sotto, se l'ho trovato proprio adesso, prima di Natale, l'ho preso verde. Come se lo trovassi anche rosso, prenderei una cosa del genere rossa. In questo periodo è così. Ok, poi ho preso due cappellini semplici, 4 euro, così. Con i pompon, ovviamente questa era la mia prima scelta, però poi ho preso anche questo perché ho detto 4 euro ci sta avere un cambio. Poi qua ci sono i pigiami, ma aspetta un secondo, lì, tu, ho mangiato tu qualche pelo. Ok, poi ho preso un lavamani. Allora, questo lavamani ovviamente lascia il tempo che trova, nel senso che non mi fido assolutamente di questo lavamani qua. Non mi fido assolutamente, ovviamente secondo me non pulisce niente, tantomeno disinfetta e tantomeno cioè non fa niente, però ho visto che è gusto candy cane, quindi essendo Natale, che non so perché l'hanno fatto rosso ma l'hanno fatto rosa, va bene, ok, e allora ho detto così mi darà una parvenza di profumo più che altro, ma non è per, cioè nel senso per disinfettare le mani, assolutamente no, però comunque l'ho preso giusto perché c'era il gusto candy cane. Ok, spostiamo un attimo questo. Allora, ho preso questo affare qua. In realtà non so perché ho preso questo affare qua. Cioè, si vede che ero in un mezzo secondo che sono andata fuori di testa. Di solito non mi pento mai di niente, ma in realtà non è che mi sono pentita. Però ho preso questo affare qua. Allora, questo affare qua l'ho preso perché è la forma che mi è piaciuta. Allora, innanzitutto è una dimensione abbastanza giusta, cioè, nel senso, non è troppo piccolo e non è troppo grosso. Non mi piace che c'è scritto ovviamente make-up box, nel senso, perché io di make-up qua non ci metterei proprio niente, però a me è piaciuta la forma proprio di vecchio beauty di una volta, nel senso perché i beauty erano cioè così. In più questo colorino qua, vabbè, questo colorino qua però non mi fa impazzire, però cioè non è rosa,
non è, insomma, un colore che può andare bene. Io ho pensato che per andare da qualche parte, nel senso, potesse stare bene nella valigia, nel senso anche poi da prelevare, insomma, non lo so. Ovviamente per le medicine per me è minuscolo, microscopico. Per i beauty io non uso beauty, quindi nel senso, però, tipo magari i beauty intendo come spazzolino, come magari, non lo so, spazzolino, shampoo, magari crema, piuttosto che, non lo so, cose, non lo so, mi è sembrato carino, cioè, nel senso, e ho pensato di prenderlo, però, cioè, quello che in realtà mi piace di meno, sono rimasta colpita dalla forma. Dalla forma perché è il vecchio beauty, insomma, invece di solito si trovano maxi pochette, maxi cose che però s'appiattiscono anche. Questo qua mi sembrava abbastanza rigido, anche se poi, ripeto, è sempre una cosa di Primark. Sempre per quanto riguarda la sfera viaggi, ho preso questi qua perché 1,50 euro. Io allora, in genere queste cose qua le prendo all'IKEA. Solo che ultimamente ci sono andata molto meno all'IKEA e negli ultimi anni mi sono anche sempre matematicamente dimenticata. L'ultima volta ho preso da Tiger, ma mi sembra di averlo pagato di più una cosa del genere. Quindi 1,50 euro mi è sembrato conveniente, comodo e sempre, tanto non va male, perché io non è che li uso solo per i viaggi. Allora, per i viaggi va bene per avere le confezioni. Come si chiama, mini size per il viaggio, però più che altro io li uso anche tipo per andare in spiaggia, una cavolata, ma proprio da me, io di solito usavo quelli dell'IKEA, ripeto, però poi non li ho più comprati, uso queste cose qua, questi flaconcini qua, per metterci tipo la crema, non sto a portare il boccione giù in spiaggia, il boccione lo lascio a casa quando non ho la cabina, quando ho la cabina in cabina, e riempio questi mini contenitori, che poi però dopo un po' cioè, vanno buttati via, nel senso, quindi ogni tanto quando li trovo li prendo, mi piace averceli in casa, 1,50 euro mi è sembrato conveniente, quindi ho deciso di prenderli. Ok, allora poi ho preso un paio di calzettoni 3 euro a forma di Babbo Natale, diciamo, a forma di vestito di Babbo Natale. Poi, tin, 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 ho preso il vestito da elfo, ho preso il vestito da elfo con il cappuccio, con il cappuccio. E io qua ci uscirò, ovviamente. Allora, non mi piace perché è extra lungo, però io ci uscirò. Cioè, volete che io non esco con il vestito da elfo, ragazzi? Io ci uscirò con il vestito da elfo. Io ci uscirò. Poi, se volete, ci mettiamo anche le pantofole e l'elfo è finito. C'era anche da Babbo Natale, ma a me piaceva molto, ma molto di più il vestito da elfo. E quindi io l'ho preso. Ripeto, c'ha anche il cappuccio dietro e è una cosa veramente stupenda. Se sentite, sono i campanellini annessi. Ok, poi ho preso queste calze 3,50 euro di Babbo Natale, sempre, cioè praticamente che poi alla fine altro non sono che un paio di calzette rosse e alte con la pellicciotta qua sul finire. E poi, allora, i maglioni di Natale. I maglioni di Natale io praticamente erano un po' sempre i soliti, perché poi io è da quando Primark era ancora solo a Londra che io prendevo l'aereo e andavo da Primark per i maglioni di Natale, per queste cose qua, perché effettivamente qua da noi è un po' di anni che si iniziano a vedere queste cose, ma prima non se ne vedevano tantissime. E per un amante come sono io di queste cose, dell'abbigliamento prettamente natalizio, cioè nel senso che io proprio un cassetto solo di maglioncini così natalizi, io prendevo proprio, andavo a Londra a prenderli. Adesso si trovano non solo da Primark, si trovano anche da altri, tipo OVS, si trova qualcosa da H&M, si trovano un po' in giro, quindi è molto più semplice la cosa, anche se Londra rimane. Ok, però niente, però adesso io ne ho anche, cioè adesso ne ho diversi, quindi mi sembravano già un po' rivisti, nel senso quelli che erano lì, no? Quindi io cerco di prendere magari qualcosa che mi sembra che
Non che sia diverso, perché poi si tratta sempre di quelle due o tre cose, però insomma mi sembrava un po' più diverso da quello che avevo, e insomma anche se più o meno rosso, insomma col Babbo Natale così, due paillette e alle gambette, vedete, alle gambette che si muovono, tin 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 tin. Insomma sicuramente ne ho già uno col Babbo Natale, però questo è quello che mi ha colpito di più, diciamo così, e quindi ho preso questo. Allora, andiamo via sempre col verde, perché vi ripeto che questa è la tonalità di verde che mi piace e è quello che mi piace molto anche nel periodo di Natale con qualcosa di rosso. Nel senso perché tipo, ovviamente questo maglione qua non lo andrò a mettere con quel cappotto là, ma magari ecco, questo maglione qua mi piacerebbe con un cappotto rosso, cosa che non ho. O comunque con un'altra cosa, però magari con qualcosa di rosso, perché mi piace un sacco, cioè tipo questo maglione qua con il calzettone. Calzettoni di Babbo Natale, secondo me sta da Dio. Insomma, comunque un maglione così che faccia un po' Natale. Cioè, mi piace il verde. Ok, poi, sempre per quanto riguarda cosa natalizia, ho preso questo qui a soli 4 euro e è questo cerchietto qua con l'alberello di Natale scritto Merry Christmas. Quindi, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Anche di queste cosine qua io ne ho già parecchie, no, però ne ho già, nel senso, cioè ci avrò le renne da qualche parte, perché poi dopo un po' si rompono, eccetera. Ci avrò qualcosa di Babbo Natale, sì, ci avrò qualche cosa di rosso, insomma, qualche cosa. Avevo il berretto, avevo qualcosa di sempre, però questo non ce l'ho mai avuto, insomma, l'alberello, e io ho deciso di prendere l'alberello, vedete? Alberello. Mi allontano un po' l'alberello. Quindi sì, allora in realtà questo colore qua è il verde che a me non piace tanto, c'è proprio il verde pisello. Non so perché non l'hanno fatto verde scuro. È stato il motivo per il quale sono stata un po' lì a pensare con questo coso in mano, che la gente non so cosa poteva pensare dal mio pensare, ecco, cioè nel senso, cioè la gente mi guardava pensare e pensava cosa io stessi pensando. In realtà non avevo niente contro il mio alberello dorato, ma è il colore che io non so perché non l'hanno fatto un verde muschio, un verde bottiglia che piaceva, ma l'hanno fatto sto verde che ora in video forse sembra più scuro, ma vi assicuro che è un verde pisello che a me non piace per niente, però insomma, questo è. Poi ho preso questo fiocco qua, rosso, che secondo me, ragazzi, sta da Dio con questo maglione qua. E questo fiocco qua, che ovviamente starà solo per i festeggiamenti, cioè nel senso, il periodo pre-Natale, cioè nel senso, non è che questo magari me lo metta a Pasqua, ma perché no, non lo so, è una mollettina da mettere in testa. Io in questo periodo, quando ho i capelli di questa misura, insomma, che cerco di farli crescere, che magari non mi piacciono appieno, perché magari sì, adoro i codini, sono carini, però nel senso magari vorrei raccoglierli in una codona alta, cosa che non riesco a fare perché ovviamente sono ancora di mezze misure, però resisto, ragazzi, resisto. Insomma, allora gioco con i fiocchi. E quindi è un fiocco da mettere qua così e mi piace un sacco con un qualcosa di verde. Ovviamente tutta rossa no, ma se ho un accessorio rosso mi piace metterlo col verde. Insomma, avete capito che a me piace verde e rosso per Natale, no? Cioè verde muschio, verde bottiglia scuro e rosso. Sì, mi piacciono quei colori lì per Natale. Ok. Adesso i pigiami vi volevo dire, però volevo farvi finire tutte le cose, ma non so se ho finito tutto. C'è ancora qualcosa? O c'è ancora qualcosa? Allora, nel reparto trucchi, make-up, ovviamente io non ho preso un make-up, ma ho preso una cuffia per la doccia, che è questa, a forma di unicorno. Ve la faccio vedere qua dove si vede bene, ok, però potete già vederla anche qua. Comunque, insomma, è questa qua, solo che il corno non mi sembra che stia molto dritto, ma più è storto. Va bene. Ho
preso una cuffia per la doccia a 3 euro. Allora, shower cap. Shower cap, in realtà io non... Cioè, anche Marco mi ha detto, ho capito che è una forma unicornosa, ma da quando è che te ti fai la doccia con la cuffia? Cioè, nel senso che io non la faccio mai. Cioè, io mi faccio la doccia, ma mi lavo sempre, sempre, matematicamente, tutti i giorni i capelli. Cioè, se io mi facessi anche 3 docce dopo 5 minuti, io mi lavo sempre i capelli. Quindi a me in realtà la cuffia per la doccia non mi serve a un belino di niente, ma l'ho presa perché a volte quando faccio, infatti avevo fregato anche quelle degli alberghi che però sono usa e getta, anzi ora le andrò a buttare, che sono quelle trasparentine usa e getta, perché a volte quando faccio le tinte, ora non ne ho più fatto, no? Cioè nel senso, però quando facevo tipo la decolorazione, la tinta, eccetera, mi impellicolavo o mi... mettevo la pellicola nel senso nei capelli o la carta stagnola o anche quando faccio l'impacco di olio di cocco che ne avrei bisogno ma non l'ho più fatto perché non c'ho voglia, però comunque insomma capita che nel senso poi dalla pellicola scende un po' e poi un macello, invece ho pensato con una cuffia della doccia secondo me a parte che è tutto molto più divertente e poi secondariamente forse non dovrebbe colare, questa è la mia idea, però non lo so perché essendo anche taglie uniche dipende, io ho una testa molto piccola e non lo so, però ho detto la provo 3 euro, però la mia idea era per quello, non per non lavarmi i capelli, cioè non so se avete capito, vabbè. Poi ho preso una cosa in saldo che mi dite, ma non lo so, e sì, effettivamente sì, costavano 8 euro, 4 euro, questi pantaloncini qua della tuta molto sottili, però di Mickey Mouse, sapete, ve l'ho già detto che è l'anno di Mickey Mouse, ma a me non me ne può fregare niente perché io adoro Mickey Mouse a prescindere, non perché è l'anno dei 90 anni, ha questo dettaglio della scritta Mickey Mouse sul piedino, sono sottili, però sono un colore nero che quindi magari anche se sono sottili in inverno lo posso mettere lo stesso, magari posso mettere una calzamaglia sotto se fa eccessivamente freddo, in più usa molto il giallo, quindi ho pensato che con il mio impermeabile, insomma, mi è piaciuto il dettaglio del nero col giallo, mi è piaciuto perché c'era Mickey Mouse e quindi li ho presi 4 euro. Adesso, poi c'è una sciarpa, allora questa sciarpa qua non è maxi di quelle, ok, di quelle proprio, però è sempre una sensazione di caldo tepore, di caldo pile, è abbastanza grande e è scozzese, perché ritornando al discorso che io adoro il verde, il rosso e il bianco, come potete immaginare adoro appunto per questi colori il tartan o comunque lo scozzese, per me inverno è scozzese e Natale è scozzese e è questo tartan qua, adoro proprio dei plaid, di queste cose qua, e che ve lo dica fare rosso e verde, di questo appunto, questo verde qua per me fa Natale, quindi continuo a dirvelo. In realtà io ho sempre amato lo scozzese, quindi se ho appunto, perché ce l'ho anche una gonnina, una minigonna scozzese, la metto anche a luglio, non me ne frega niente, però diciamo per quanto riguarda questa tematica per me è proprio inverno, Natale, e mi piace veramente un sacco e mai mi stuferà questa cosa. Poi, non è ancora finita ragazzi, continua a uscire roba, non è ancora finita. Ho preso una magliettina semplice, basica, questa è il dietro, maniche corte, quindi una t-shirt con scritto ho 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 ho. Questa è una magliettina semplicissima, però da mettere sotto nel periodo che mi piace a me, quindi quello pre-festivo ci sta da Dio. Yeah! Questa qua. Con il maglione rosso e il cappotto verde. Yeah! Poi... Allora, ragazzi, dobbiamo essere quasi a tiro, eh? Dobbiamo essere quasi a tiro, eh? Ragazzi, siamo quasi a tiro. Allora, lascio un pezzo per ultimo. E invece vi faccio vedere... Allora, il pigiama di Marco. Il secondo pigiama di Marco, lui l'ha addocchiato lui. Cioè, ha addocchiato sopra lui. Io ci ho abbinato il sotto. E quando è uscito, diciamo, il coso, cioè il pigiama abbinato, mi è piaciuto talmente tanto che ho deciso di prendermelo anch'io e quindi di fare l'abbinata di coppia, perché sapete che quando mi piace una cosa cerco di fare l'abbinata di coppia. Allora, se non so se questo è quello di Marco o è quello mio, però insomma ve ne parlo e non lo so se, perché non so neanche il taglio che ha preso Marco, questo è quello di Marco. Allora,
Allora, Marco è rimasto folgorato come comodità, intendo, ma gli è anche piaciuto come bellezza da questa, questa maxi, maxi maglione di pile, appunto, da nanna, per appunto non è troppo pesante. Vabbè, è bianca, nel senso, quindi è anche molto fine, fa anche molto Natale, diciamo. Non ha cuoricini, cose del genere, ma imita praticamente il dettaglio della lana, no? Ok, ha una tascona, ha il cappuccio, e insomma, lui gli è sembrato molto comodo. E io ho detto: sì, ma è già anche troppo fine, eccetera, eccetera, cosa ci abbiniamo? Allora, io ho trovato questi pantaloni. Questi pantaloni qua ho trovato, ok, questi pantaloni qua a quadroni, cioè simili scozzesi, però in realtà è sempre una variante dello scozzese. Comunque questo quadro con i topolini, che io e lui siamo, che secondo me ci stava da Dio con questo e faceva praticamente anche molto Natale. Allora io, lui è piaciuto, a me è piaciuto ancora di più e quindi abbiamo preso questi pigiami qua per me e per lui. In realtà io odio queste cose di Primark. In realtà, nel senso, appunto, è piaciuto tanto anche a lui. In realtà l'unico difetto che posso trovarci, ma non gliel'ho detto a lui là, perché sennò forse mi avrebbe detto cambiamo storia, è praticamente questo, il finale, diciamo, del pantalone, che io lo detesto perché lo struscio in ogni dove, perché io e lui non siamo, cioè siamo bassini, siamo nanetti, e quindi qualsiasi cosa, infatti lui ha preso la M per appunto la lunghezza, perché è enorme, e questi cosini qua, non avendo l'elastico, io invece prediligo quelli con l'elastico, li strusciamo in ogni dove. Però va bene, nel senso, tanto in casa è pulito, li metterò dentro le pantofole, però insomma l'unico difetto che posso trovarci è questo. Io infatti ho preso anche io la cosina, io ho preso addirittura l'XS perché mi sembravano veramente, mamma mia che detestabilità, oh, detesto sti cosi. Oh, allora ho preso anch'io appunto questi con la cosina, con la cosa che ci abbiamo abbinato, quindi uguale, uguale, uguale. L'unica cosa che io in più ho preso e lui non l'ha voluta è stata la camicia. La camicia da metterci praticamente sotto o al limite, io ci esco anche, ho pensato. Quindi questa qua mi è piaciuta un sacco, con i due topoloni così giganti. È una camicia da notte, ma io ci esco. Cioè, nel senso, se la voglio mettere magari tipo nel periodo di Natale, anche per stare in casa, magari per fare l'albero, per fare le decorazioni, eccetera, va bene, però io ci uscirò anche prima. Quindi, nel senso, mi è piaciuta un sacco. Lui ovviamente non l'ha voluta, ha detto mi sembra di aver già detto abbastanza di sì per il pigiama, quindi ha detto quella prenditela te, non esageriamo. Effettivamente ho detto va bene. E poi, allora, le borse sono finite. L'ultimo pezzo che l'ho lasciato per ultimo e che l'ha visto Marco, io non l'ho neanche visto, lui si è messo a urlare in mezzo a Primark: Miki, ma non lo vai a prendere il piumino con la giacca color fun? Io ho detto: giacca color fun? Ma dov'è la giacca color fun? Ragazzi, hanno fatto la giacca color fun. Adesso voi, cioè, secondo voi, io potevo lasciare di questa giacca? Guardate, guardate che cos'è. Questa è una giacca Miki, questa è una giacca color fun. Allora, io ho capito che Primark ha delle cose così, così, nel senso che lasciano il tempo che trovano. Però, ragazzi, hanno fatto una giacca Gay Pride, perché sicuramente è Gay Pride. Però io l'adatto al mio essere color fan, cioè al mio essere arcobaleno. Cioè, io potevo lasciargli una giacca del genere? Non è una giacca per me questa? Quindi io l'ho presa, l'ha vista Marchetto mio, tra l'altro l'abbiamo trovata il giorno del mio compleanno, perché non è tanto che siamo andati a Milano e non c'era, almeno noi non l'abbiamo vista, però probabilmente c'era, non lo so, comunque non l'abbiamo vista, l'ho trovata per il mio compleanno, ma che regalo meraviglioso è! 25 euro e io sono contentissima. Quindi adesso io ho un casino mostruoso in questa cabina armadio. Metto tutto a posto, il mega haul, super haul del mio compleanno di Primark finisce qui, ma io e tu, ma io e voi, together, ci vediamo in un altro super mega video con me, tanti baci!